Un saluto a tutti da Michele Pasotti, io sono il direttore dell'ensemble La Fonte Musica. Quest'anno a Milano Arte e Musica proponiamo un programma che si chiama Dante Nova, perché è l'incontro tra la poesia di Dante e l'Ars Nova, cioè la musica del 300, in particolare del 300 italiano in questo caso, ma del 300 europeo. È musica che è lievemente successiva, più tarda rispetto a quando Dante era in vita, perché proprio negli anni 10 e negli anni 20 escono i trattati che sono scritti, i trattati che definiscono questo nuovo stile musicale, diciamo così, anche se non è uno stile vero e proprio. Ma concentriamoci sul programma di questa sera, che è un programma che vuole rileggere la Divina Commedia dal punto di vista musicale, cioè tutti i momenti in cui Dante parla di musica all'interno della Divina Commedia o evoca la musica in qualche modo. Naturalmente nell'Inferno, per esempio, tutti sanno che l'Inferno è un luogo muto, non c'è musica, anzi ci sono solo le grida dei dannati, lamenti. Tuttavia non abbiamo lasciato il silenzio assoluto dell'Inferno, abbiamo commentato pochissimi momenti, uno tra tutti, un esempio tra tutti è quello di Pluto. Pluto nel canto settimo dell'Inferno accoglie Dante e Virgilio con queste parole Pape Satan, Pape Satan Aleppe, con quindi una specie di invocazione infernale che trova eco in un brano contemporaneo, insomma un pochino più tardo, del tardo 300, di Antonio Zacca da Teramo, che si chiama proprio Deus Deorum Pluto. Così, arrivando verso la fine dell'Inferno, abbiamo un mottetto di Machaut che descrive proprio in maniera molto vivida e molto crudele le fattezze del demonio, di Lucifero, chiamandolo Fera Pessima, e poi si va verso invece proprio un momento in cui la musica diventa assoluta protagonista, cioè a partire dall'inizio del Purgatorio. Il Purgatorio si apre proprio con questa bellissima visione delle anime dei purganti che arrivano su una piccola navicella e stanno cantando, arrivano sulla spiaggia del Purgatorio proprio cantando, e cantano il In Exitu Israel d'Egitto, che è un canto di transizione, il canto dei pellegrini. E così via, all'interno del Purgatorio e poi con l'esplosione dei concerti angelici del Paradiso, la musica diventa assoluta protagonista, dall'incontro con Casella, che tutti ricordano, che canta un componimento di Dante che è Amor che nella mente mi ragiona, che purtroppo a noi non è arrivato, cioè ci è arrivata solo la parte letteraria e non è arrivata nessuna intonazione musicale, fino alla contemplazione di Maria, in cui Dante sente questi meravigliosi cori angelici che sfidano la sua capacità di descrizione. Quindi noi abbiamo tradotto questi momenti musicali con alcuni dei brani più belli, secondo noi, del 300 europeo.